Prima il nubifragio in Grecia, poi la perturbazione ha attraversato il Mediterraneo, evolvendosi in un ciclone di tipo tropicale che ha portato morte e distruzione in Libia. Un evento inusuale per il Mediterraneo, ma con il riscaldamento globale gli eventi estremi saranno sempre più frequenti e intensi. Noi, con il consumo di petrolio, carbone e metano, siamo la causa di questa destabilizzazione. Quindi possiamo anche esserne la soluzione, solo che dobbiamo agire e in fretta. La situazione climatica è veramente molto preoccupante. Purtroppo quello che manca è l'azione e l'ambizione, cioè porsi degli obiettivi in grado davvero di fermare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. Noi dobbiamo prendere delle decisioni, i governi hanno la possibilità di farlo, nei prossimi 4 mesi ci sono tantissimi appuntamenti internazionali, finiranno con la conferenza delle parti a Dubai, la COP28. Il governo italiano ha un ruolo molto incisivo e preciso da svolgere, oltretutto sarà il prossimo presidente del G7. Abbiamo la conoscenza scientifica, ora dobbiamo dimostrare alle generazioni che ci seguiranno che abbiamo la volontà di fare e di cambiare, per essere capaci di gestire l'inevitabile, per evitare l'ingestibile.